ragazzi, come va? Spero tutto bene. Ultimamente si sta sempre di più parlando, o meglio sparlando, su di me e sul mio canale. Ci sono persone che mi fanno i complimenti. Perché è un canale fatto bene! Fa ridere! Non solo fa ridere, ma sta finalmente dicendo quello che stanno pensando tutti gli utenti di YouTube dalla fascia 18-24 oppure 24 più in là. Altri che mi fanno critiche costruttive. Secondo me devi puntare alla qualità delle critiche, più puntuali, più piccanti. E poi, poi ci sono questi due. Ciao a tutti ragazzi, io sono... E siamo incazzati. Perché siamo incazzati? Ci avete presente questo nuovo youtuber emergente che si chiama YouTube fa cagare? Benissimo, ci avete presente? Ecco, quel grandissimo youtuber. Qualcosa mi dice che non voleva dire youtuber, ma voleva chiamarmi un grande qualcos'altro. Ma vabbè, ci sarà tempo per insultarmi. Ora ascoltiamo tutta la valanga di menzogne e disinformazione che queste due belle persone hanno voluto condividere con tutto il mondo. Che si è fatto 80.000 iscritti in una settimana con due video. Ed ecco la Fandonia numero 1. Io stavo avendo una normalissima crescita di iscritti, graduale. Poi è successo un boom stratosferico con il video sugli scherzi di coppia, una cosa che ha sorpreso tutti, me compreso. Ma che ci volete fare? È molto facile aprire la bocca e darle fiato. Vogliamo parlare di questa cosa, ragazzi, parlare di questa cosa in modo sia positivo che negativo. Allora, le cose positive sono positive solamente per lui, perché lui, sfottendo altri youtuber, si fa gli iscritti e le visualizzazioni e automaticamente diventa famoso, tra virgolette. Le cose negative sono che lui, con il suo canale, aumenta l'hating. Ah sì? Io aumento l'hating? Allora spiegatemi una cosa, spiegatemi perché in ogni singolo video che metto, proprio all'inizio, c'è una annotazione che dice: questo canale è un canale ironico e di satira, non di odio, non andate a scrivere nei canali di cui parlo. Però mi rendo conto che è difficile guardare più di un video se si vuole parlare di una persona, meglio sfruttare il trend del momento e parlare a vanvera. Che vuol dire che aumenta l'hating? Sfotte scherzi di coppia, sfotte Gianmarco Zagato, sfotte tantissimi altri format, sfotte il format paranormale, il format di scherzi di coppia, e se quanti altri ancora ne dovrà sfottere? Sfottere, mi fa ridere questa parola, sfottere. Almeno nel mio vocabolario sfottere è una cosa che si fa all'asilo. Da quando analizzare video argomentando il perché mi possono sembrare falsi o di cattivo gusto è diventato sfottere all'improvviso. La cosa che dovete capire voi e tutte le altre malelingue è che io non sto criticando te in quanto persona, nome, cognome, essere umano. Io prendo in esempio il tuo video ed esprimo la mia personalissima e sacrosanta opinione. Ma chissà che film vi siete fatti, porca miseria. Aumenterà sempre a crescere di iscritti. Non è bello perché poi tutti i suoi iscritti vanno a scrivere sotto nei commenti ai youtuber che sono stati presi in giro. Ancora questa storia. Io so che questa cosa è accaduta e mi dispiace anche. Io dico sempre di non andare nei video delle persone di cui parlo, perché sennò si dà ragione appunto a critiche insensate ed infondate come queste. Quindi lo ribadisco e voglio che sia perentorio: non andate ad insultare i canali di cui parlo. Cose del tipo fate cagare, oppure suicidatevi, oppure insomma queste cose qui. Ma infatti è sbagliato dire a una persona di morire e di suicidarsi. Però poi, letteralmente qualche minuto dopo, nello stesso video, come l'ultimo video che sta girando della ragazza che canta Roma a Bangkok, che oh mio Dio, uccidetela o tranciatele le gambe, ragazzi. Uccidetela o tranciatele le gambe, ragazzi. Poi ci chiediamo perché YouTube fa cagare, ragazzi, non è una cosa normale, cioè io mi sono incazzato veramente tanto. Lui ha fatto un video che si chiama La falsità dei video paranormali. Questa falsità dei video paranormali, intanto in quel video sfotte e si vede che sfotte Gianmarco Zagato. Quindi fare la parodia a qualcuno senza neanche fare il suo nome è diventata improvvisamente una cosa riprovevole. Quindi carissimo YouTube fa cagare, che ti ho spiegato anche perché YouTube fa cagare, io mi chiedo perché tutti gli YouTube esteri non fanno cagare, perché lo YouTube spagnolo, lo YouTube americano, lo YouTube inglese non fa cagare. Perché non ci sono queste cose? Non ci sono i video dove si sfottano, almeno io non ne vedo. Peccato che questo format nasce in America e ci sono canali con milioni su milioni di iscritti. Ma vabbè, come ho detto, quanto è bello aprire la bocca e darle fiato. Però no, che un altro ti fa un video parodia sopra e poi tu ti devi beccare 800.000 feedback negativi perché...
Perché un coglione, diciamolo, un coglione, perché, allora, ascoltami, sei un coglione, se stai guardando questo video, sei un grandissimo coglione. Che vi avevo detto? Gli insulti personali sarebbero arrivati. Sei un coglione. E poi ci chiediamo perché YouTube Italia fa cagare. Sei un grandissimo coglione. E poi ci chiediamo perché YouTube Italia fa cagare. Perché non è così che tu ti puoi fare gli iscritti su YouTube, ma siamo seri. Cioè, tu vai a insultare gli altri. Mai insultato nessuno, neanche chi mi attacca, come voi, figuratevi. E ti fai gli iscritti, ma siamo seri. Così ci vuoi diventare famoso. Tu devi far sorridere la gente su YouTube. Ma farla sorridere in modo positivo, non incitando ad odiare gli altri. Guardate, ve lo ripeto, così magari vi entra in testa. Non ho mai incitato all'odio. Anzi, viva il dialogo, viva l'amore, ma soprattutto viva la libertà di parola, di espressione e di critica. Noi non abbiamo mai sfottuto nessuno. Sei un coglione, sei un grandissimo coglione. Uccidetela o tranciatele le gambe, ragazzi. E poi ci vediamo perché YouTube Italia fa cagare. In ogni caso, questo era tutto quello che volevamo dire. Se adesso vuoi farci cortesemente un video in risposta, faccelo. Aspetteremo, guarda, con ansia la tua risposta. E aspetteremo anche che tu capisca la gran coglionaggine che stai creando in giro. Guardate, all'inizio io neanche ve lo volevo fare un video di risposta. Volevo solo scrivervi un commento, però... In ogni caso, anche io vi ho detto tutto quello che vi volevo dire e, a differenza vostra, non ho insultato nessuno durante questo processo. Incredibile, cioè è fantascienza. Ora, io non ho fatto né il vostro nome né ho detto come si chiama questo vostro fantastico video. Ma, nonostante ciò, ribadisco ai miei iscritti. Non cercate di trovare questo video e non andate a commentare per due semplici motivi. Uno, gli dareste ragione. Due, gli dareste attenzione, che è essenzialmente quello che vogliono. Ma... Ah, ragazzi, mi rendo conto che questo magari è il prezzo da pagare se un canale come il mio ha un boom improvviso in popolarità. Ad ogni modo, sono le 4:30 del mattino e forse dovrei andare a dormire. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e ci vediamo presto, ragazzi. E ciao! Chiediamo perché YouTube Italia fa cagare.